thank you Ma sarà a perdere tempo questo mister qui, perché fra che è tutta scruzzita, te vedrai che dopo me Fiola la mi dice, Uh, oh, fa che fare volo trovi via tutto. Capisci niente, senta gente. Ma, non so. Ma che dago due punti, dai. Orpo, desmento il Ecco, mama, non mama, pago una delle No ma, scusa, scusa. Ma l'altra volta è venuta a fare i rusteghi. E la si mette qui a cosirmi qui? Proprio sulla mia scrivania. Che cosa fare adesso? Eh, che è roghi comoda! Ista, ma, ma, ma. Vede, vede quella luce rossa là? Ah. Vuol dire che è partita la trasmissione. Non è indovinosa, un era che comodo a dire... Eh, ho capito, ma diceva, eh, poteva mettere se era trabanda. ma cos'è che la fa? La Mi fa vedere... La ma se sì, va a tirare tu vai a qui per le... Guarda, è tutta scruzia, eh, che la neva in calavada, ma che dentro è un bus, è un vaglio, guarda, chi era stato? Eh, De sbrek, sbrek le sto qui. Che è? bisogna fare? Voglio fare che sia una menda, ma se la lavo, la sede sta dal tutto di prima, la giusto, no? Oh. No, oh. come fio cosa sta lì a taconarsi tanto? è eh sì, una roba veloce, perché se no mi, mi devo rinviare la trasmissione chi no. che la che aspetta? ho capito, l'impianto voilà, lì, l'impianto lì attenti. a metà posto domani voilà. oh, ho ben pensato Bo. prima che bice, non è la scenetta la è finita <ride> con la bice ormai eh, tendiamo a iniziare le nostre, i nostri incontri in questo modo così, anche <ride> okay. perché lei fa parte della grinta e quindi è sempre portata a fare allora. qualche scenetta, a fare qualche drammatizzazione io non tanto, ma insomma mi, mi presto anch'io a fare queste cose Ben ritrovati cari amici Mette, di Telegarda, Mette. spero anche amici sempre della nostra trasmissione. Come vedete anche oggi abbiamo vice Failo Carmelini, Buonasera. Fabi, per gli amanti della poesia sì. dialettale. Buongiorno a tutti. Ecco, e oggi mi pare che ci presenta una poesia un po' particolare perché ricorda un personaggio di Arco che purtroppo non c'è più, è scomparso eh. da poco tempo. È una poesia che è intitolata Le scarpette della Sandrina. Della Sandrina, ecco. della Sandrina. Chi era la Sandrina? Tanto per spiegare i nostri interessi. Il personaggio che conosce tutti è Erpo. L è arrivata a 107 anni, una vita. E perché le scarpette della Sandrina? Perché la aveva l'abitudine di farlo sferustare e la gireva sempre dal zambone alla piazza, alla cesa perché lei è una zona molto decisa, no? con le ferre da calza, la borsa e la lana, giomi di lana, e la feva queste scarpette piccole per neonati, no? Dopo, ogni anno la neva l'urto, ogni anno pellegrinaggio, e queste scarpette la, le portava lì davanti alla grotta della Madonna, lì logicamente le era benedetta le bened per lei. Le benediva. E poi la, le portava a casa, e come la sapeva che, che donna in attesa dei bambini, ecco, tu portava le scarpette, ti vedrai che il popolo nasce sano, così, ta. una sua abitudine questa. E quindi, ma lei è passata la storia delle scarpette della Sandrina. Ma erano rimedi efficaci. e eh, diceva che... Perché lei... sentivo che manca per far nascere i putelotti. Certo, no? certo, la diceva. Non mai male i bambini no. dopo che ho portato le scarpette mie. Gli erano benedetti, ma che aveva una grande fede, questo è vero, questo è vero. Era convinta di quello che lo diceva, allora... Insomma. E quindi la poesia rispecchia sì. questo personaggio, sia col suo modo di fare, questo ma anche è... con i suoi sentimenti, sì. la sua fede. Sì, l'ho fatta per il centenario, perché i cento anni che la compiva, però dopo è arrivata a 107, Ho capito. 107 anni. La Sandrina, la Sandrina Campetti, mi Campetti Campetti Campetti, 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 Campetti. Bene, allora direi, sentiamo la poesia e dopo naturalmente passo io, come sempre, a fare un po' lezione di... Di dialetto, di grammatica, fra virgolette, dialettale. Eh? Prima la poesia. Le scarpette della Sandrina. Ho sempre la solita mania di scrivere bene o male una poesia. Per festeggiare della Sandrina, gli anni e intruffolarmi dentro nei programmi. Cento anni. Lei è una data mi diria proprio perfetta. Ma qual è la ricetta di questa donna fortunata? La Sandrina Birichina, sempre in vena di scherzare la medis l'altra mattina. Ti vuoi sempre curiosare. Mi non ho tanti segreti nei ricette da copiare. Dico su qualche corona e poi goda Sferuzar. Per le mamme che è in attesa, che preparo le scarpette rosa, bianche, colorate, che sono stufa de solette. Poi al primo viaggio verso l'urto le riporto benedette. Sto contratto con la Madonna l'osa fa da tanti anni che la guarda i popi e che cresce buoni e sani. Eh, nella borsa le scarpette nelle mani sulla corona. Lì lampizza una candela e la prega la Madonna. Che sia questa la ricetta che allontana anche i malani o la fede di sta donna Arrivada a cento anni. Bene, allora abbiamo sentito la poesia di Bice, appunto le scarpette della Sandrina. Ecco, una curiosità, eh, vedo qua eh, si parla delle solette. Cosa sono le penso alle solette del cemento delle ah, assolutamente case. Assolutamente no. cos'è le solette? Le solette la parte sotto dei calzini di lana, la parte sotto. Ah, ho capito. La capito. suola, una specie di suola, la suola, su ah, La veniva capito. fatta staccata così se, se roteva. Le rimetteva a fare le nuove ecco dopo vedo sto bel e che cresca buoni e sani cos'è sto cresca chi vena su che, che crescono come fiori buoni e sani certo. Cresce. ecco allora questa poesia naturalmente mi dà lo spunto per parlarvi ancora un po di dialetto un po di regole ma oggi vi parlo semplicemente di raddoppiamenti voi sapete che nel dialetto quasi sempre le parole che presentano dei raddoppiamenti, questi raddoppiamenti li perdono. E di fatti in questa poesia ce ne sono tantissimi. Per esempio le scarpette, che sono con due T, diventano le scarpette. Festeggiar, eh, festeggiare, diventa festeggiare con una G. Programmi, eh, che sarebbero i programmi, appunto perde la, la M. Cento anni, cento anni, Ani, perché insisto su questo fatto? Perché a volte trovo che qualche poeta dialettale a volte gli scappa qualche parola eh, con il raddoppiamento. Anche se a volte, vi spiegherò, qualche raddoppiamento bisogna comunque farlo, ma non in questi casi. Per esempio, perfetta eh, si scrive con una T, la ricetta si scrive con una, con una T, desta donna fortunata, fortunata anzi, <coughs> ma giustamente la, la, la bici ha fatto fortunata per fare assonanza con perfetta non fa rima ma fa assonanza se, avete, se avesse detto fortunata perdeva l'assonanza con perfetta e quindi ha tenuto la T quindi dona con un N poi troviamo ancora ricete con una T sferuzzare ecco sferuzzare lavora la maia. Eh? ecco con i ferri con i ferri, ferri con ecco ferri. con i ferri sferuzzare sarebbe due R e 2Z, qui perde sia la R che la Z, per le mame che, che è in attesa, è caduta la E, attesa con una T, poi troviamo ancora scarpete, le riporto benedete, sempre con una T, da tanti anni, eh, non da tanti anni, ma da tanti anni, che cre, ecco, che cressa boni e sani, ecco questo cressa Qui invece c'è il raddoppiamento per un fatto proprio fonetico, perché se noi mettiamo una S sola è facile leggere che i cresa, boni e sani. Allora io penso che giustamente eh, in una lezione che vuole cercare di insegnare il dialetto a chi non lo sa, ecco, sia il caso proprio di, in questo caso, di raddoppiare la S proprio per far sì che si legga che i cresa. Boni e sani, nonché i Cresa, boni e sani. Poi troviamo ancora scarpete, Madonna, eh, la Madonna con una N, riceta, allontana, diventa allontana, chiaramente con una L. Malanni, eh, malanni perde, perde, perde la N. St dona ancora, arrivada diventa arrivada, e poi 100 anni che è la chiusura arriva da 100 anni con una n. Ecco, direi che quindi sui raddoppiamenti bisogna stare molto attenti, anche se come ho detto in alcuni casi il raddoppiamento ci vuole proprio per evitare... Eh, bene. Adesso, detto questo, volevo riportarvi un attimo ai, al discorso dei, eh, del vocabolarietto delle dieci parole. E questa volta volevo... Almeno scriverne un paio, tanto per ritornare, perché è il mio punto fisso, cioè l'uso degli accenti. Perché guardate che per imparare la pronuncia corretta delle parole dialettali bisogna usare l'accento sia tonico che fonico. Ecco, vi presento prima, per esempio, la prima parola, argen. Ecco, voi vedete l'importanza in questo caso di mettere l'accento tonico, perché se no viene spontaneo vai a leggere argen. Quindi in questo caso argen va accentuato e sarebbe l'argano. Poi voglio sottoporre la vostra attenzione la parola calier, il calzolaio. Desgropar, disfare un nodo. Poi FOC. Ecco, questo ve ne ho già parlato, hm? ve ne ho già parlato in una precedente lezione. Perché è importante FOC? Con l'H, perché ammettiamo che scrivo così: eh, chi mi dice che non mi pronunci foc, e quindi io insisto per metterci l'H proprio per portare la persona che legge a leggere la C col suono duro quindi il foc è il fuoco, poi c'è gnec è la stessa cosa, anche in questo caso gnec col CH. È una cosa molliccia, o una roba gnecca, o mannan gnec. E l'ugor, lo scrivo qua un po' in alto, l'ugor con l'accento chiuso, vedete accento fonico, è il ramarro. Poi c'è la nos, non nos, perché nos sarebbe nostro. Ecco, vedete qui l'importanza dell'accento fonico. Se io scrivo nos vuol dire nostro. Se io scrivo nos con l'accento chiuso, nos diventa nos e quindi quella è la noce. Vedete anche in questo caso ho fatto il raddoppiamento? Perché se io scrivessi con una s, probabilmente mi si legge nos, nose con la s sibilante. Invece con la doppia s Porto eh, colui che impara il dialetto a pronunciare correttamente questa parola. Nos è la noce. Poi om, beh è l'uomo. Rudolom, ho fatto un rudolom con l'accento chiuso. Rudolom, ho fatto un ruzzolone. E poi l'ultimo, tamaz. Non so se sapete cos'è il tamaz. Il tamaz è una trappola. Yeah. Una trappola che praticamente rinchiude un animale per caduta della porta. De, de, Qualche cosa che chiude e c'è il detto son cascasò come tamaz. Tamaz anche in questo caso io metterei come finali le due z. Bene, allora ringraziamo ancora la nostra bice che ci ha recitato questa bella poesia, Le scarpette della Sandrina, le scarpette con una T della Sandrina, che ci ha permesso di ricordare il personaggio, appunto, la Sandrina Campetti, molto conosciuta. Poesia che tratta dal suo libro, appunto dal cassette della credenza. Esatto. Mm? Ecco. esatto Quindi, cari telespettatori, ringrazio anche a nome vostro la Bizza che penso che verrà ancora magari una volta, ce no. la fa, eh. se vi fa piacere senz'altro. Ecco, no. perfetto, allora vedremo una quarta magari, okay. un'altra poesia, Va bene. Va bene. E, e quindi che mi permetterà sempre di fare poi una lezioncina appunto sul dialetto, sperando come sempre, e continuo a dirlo, di non essere troppo noioso. Comunque se qualcuno ha qualcosa da dire con un suo contributo, eccetera, lo può fare attraverso la redazione di Telegarda. Io sono qui ad aspettare tutti coloro che vogliono venire a dire la loro sul dialetto, le loro esperienze, i loro consigli, le considerazioni, le critiche. Noi siamo apertissimi a tutto questo. Quindi grazie di nuovo, ricordatevi, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Saluti, arrivederci. E risentirci.